A mio modo di vedere, sempre nell'ottica di una ridefinizione dei rapporti fra autorità fiscale e autorità monetaria, costituiscono un elemento di interesse i crediti fiscali cedibili, che sono familiari a tutti voi, sono stati introdotti dal decreto rilancio, ci sono in varie forme, dal super bonus per l'edilizia al bonus del turismo per le spese sanitarie, eccetera. L'idea è quella di rendere un credito fiscale trasferibile. Non soltanto a favore della banca, vado e lo sconto e lo trasformo in contanti, ma lo trasferisco a qualcun altro, potenzialmente trasformandolo in mezzo di pagamento, potere d'acquisto, in ultima istanza moneta, monete fiscali, come anche vengono chiamate. Ora, ci sono problemi di ordine giuridico anche qua, perché bisogna vedere l'effetto che una misura di questo genere ha sulle finanze pubbliche, ed è oggetto di discussione attualmente al Senato. E su, diciamo, rispetto alla normativa della Banca Centrale Europea, però certamente è qualcosa che può restituire, diciamo, dei gradi di libertà all'autonomia di politica economica degli stati e soprattutto la capacità di portare i soldi dove maggiormente sono richiesti. L'ultima cosa che vi racconto, poi lascio la parola a Claudio, è un progetto su piccola scala invece, questo lanciato da un'alleanza civica, vedete, nel paese di San Martino in Rio, in Emilia-Romagna. Ne posso parlare senza violare il silenzio elettorale perché il comune è talmente piccolo che ha esaurito nella prima tornata le sue elezioni. E questo era stato proposto nella passata legislatura, approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, poi anche questo non è stato attuato, per accidia dei politici locali, ma è un progetto che mira a risolvere cioè affrontare un problema che era quello dell'integrazione dei richiedenti asilo. San Martino, come tanti paesi, nel quadro del sistema degli SPRAR, aveva i suoi richiedenti asilo che rimanevano fuori dal tessuto economico e sociale. Allora l'idea è li consentiamo, non potendo lavorare, di accedere a un tirocinio che svolgono presso un'associazione che cura il verde pubblico. Così, diciamo, cerco di avvicinare queste due esigenze, da un lato la cura del verde pubblico, dall'altro quella, che non è soltanto un'esigenza, ma è una risorsa, se volete, non utilizzata, cioè la capacità anche lavorativa di questi soggetti. Non li pago in euro, perché gli euro immediatamente finirebbero fuori dall'economia locale, nella fattispecie oltretutto attraverso le rimesse finirebbero proprio all'estero. Li pago perlomeno in parte con un voucher, una moneta locale, che è convertibile in euro a scadenza prefissata, poniamo dopo 9 mesi. Nel frattempo cosa succede? Che il richiedente asilo non soltanto la guadagna facendo il tirocinio e svolgendo la sua attività lavorativa, ma la spende localmente presso gli esercenti locali, i quali a loro volta possono utilizzarla per una varietà di spese localmente. Dopo 9 mesi verrà si convertita, quindi l'uscita c'è per il comune, ma a fronte di un'uscita di 100, i voucher hanno creato opportunità di scambio per 300, 400 a seconda delle volte che questi voucher sono passati di mano, con un effetto moltiplicativo virtuoso dal punto di vista del sostegno all'economia locale, virtuoso dal punto di vista, diciamo, della integrazione sociale. Anche qua mi spiace raccontarvi di esperienze a metà, ma credo che appunto vi dia un'idea di che cosa intendevo all'inizio. Il problema è cambiare i meccanismi di funzionamento del denaro e ricordare non solo a noi stessi, ma all'istituzione monetaria che è fatta per circolare. Questo io 9 anni fa l'avrei attribuito a Keynes come concetto, nel frattempo felicemente ho scoperto che Keynes lo copia da Adam Smith e quindi dovrebbe essere una di quelle nozioni che mette tutti d'accordo. Mi fermo qua, grazie.